Ehi hey guys, salve a tutti, sono Independence Game e oggi sono qui con un ospite speciale, signore e signori, Master Du 93! Bella, bella gente! E sono qui per Perché intervistarlo c'era un per... clan ai periodi che giocavo agli inizi che si chiamava Clan Tac, che praticamente il capo di questo clan diceva: tu per far parte di questo clan devi aggiungere Però qualcuno. dopo pian pianino mi è presa la passione, insomma, a vedere sempre più commenti, sempre più persone che si iscrivevano, che apprezzavano ciò che Perché facevo. io so che purtroppo il furry fandom non gode di ottima reputazione in giro, però so che ci sono furri là fuori Fuck you! che amano veramente. Ah, è bello se ti dico. Tu, tu, tu. Ma dai! Dovevo prendere, non l'ho fatto. No! Salvo! Dove Io non sei? posso spawnare e morire, santa madonna. Arriva lì, Santa Savacca Robin! Tripolki! Sono già passati 8 anni dalla creazione di questo canale. Il primo video è come l'ultimo e l'ultimo video è come il primo. Ho incontrato compagni di avventure di ogni tipo, ho conosciuto moltissimi amici, ho avuto molta gente che mi stimava. E sempre grazie a questo canale ho imparato a conoscermi stesso e a migliorare. Le interviste, i gameplay, le recensioni, i video, che anche se non sono ben montati, hanno creato il puzzle che si vede ora. Ma l'avventura non è finita qui. Ogni tot anni cambiavo il nome del mio canale per cercare finalmente un'identità. Independence Game, la zona di Indie, Indie Wolf. Un nome che cambia, portando con sé un nuovo pezzo di me, creando il mosaico della mia personalità all'interno del web. E ora finalmente il puzzle della personalità è completato. Il canale nacque come sfogo, come hobby, come prova per me stesso per vedere se ero in grado di creare qualcosa. E anche se non ho le abilità di montaggio come Gabby, Isaac o Long Gamer, sono riuscito lo stesso ad avere la mia piccola fetta di pubblico, che adorava ciò che creavo e ciò che stavo diventando. Indie era nato anni fa, tramite il canale Independence Game, chiamato così per i vari motivi. Lo so, la scritta è sbagliata, ma capitemi, Independence Game era già preso e decisi di voler cambiare qualche lettera, tanto perché, beh, ero agli inizi, non pensavo che un giorno sarei diventato Indie. Negli anni la gente mi continuava a chiamare in questa maniera e l'abitudine fece sì che quel nome divenne ufficiale, ma continuava a mancare qualcosa. Continuava a mancare una vera e propria identità. Il nome del canale era nato grazie a due film che adoravo, Independence Day e Indiana Jones, ma ogni volta che ci pensavo sentivo che il nome Indie aveva poco significato in me. Non era una mia vera e propria identità. Ma erano altri anni, poco mi importava per me, mi sentivo completo, avevo un canale, amici, uno scopo, ma sentivo sempre qualcosa nel profondo che desiderava un ultimo pezzo del puzzle. E poi, 5 anni fa mi unii al furry fandom italiano e da lì imparai a capire cosa stavo cercando, un legame con me stesso. Creai il mio personaggio, che ogni giorno si evolveva sempre di più diventando quello che è adesso. E finalmente completo, serviva un'ultima cosa, un nome. Indie però non andava bene. Era mio, sì, ma non lo avevo creato io. Quindi ho deciso di dargli un nome e finalmente, grazie ad esso, riesco a sentirmi più completo. Sembrano quasi cavolate da libro fantasy, il fatto di sentirsi completi solo per un piccolo nome, ma quando crei qualcosa al 100% ti senti parte di esso e senti che la tua vita psicologicamente è più completa. La gente continuerà a chiamarmi Indie perché è abituata dal tempo insieme. Forse qualcuno mi prenderà scherzosamente in giro per questo nuovo nome, ma ora come ora, questo nome viene con me in questa avventura su YouTube. Date quindi il benvenuto a Indie, a Aequil, Wolf.